Senti Ugo, partendo dalla cosa più positiva, si può parlare della solidità difensiva dell'Inter, che è una delle macchie sempre su cui si deve lavorare, invece oggi bene. Sì, almeno non abbiamo preso gol, non abbiamo potuto fare la nostra partita come volevamo, come abbiamo fatto contro il Genoa molto bene e niente, oggi abbiamo sofferto un po' di più l'Empoli che ha fatto un bel gioco, sempre palla al piede, giocatori veloci, mi è piaciuta la loro squadra e niente, come dici te, almeno la solidità difensiva è un punto da riscattare. Senti, molto onestamente, più merito dell'Empoli secondo te o è l'Inter che è mancata? Perché assolutamente nel secondo tempo sembra esserci stata solo una squadra in campo, credo, soprattutto. Sì, come dici te, ha giocato meglio l'Empoli, magari meritava qualcosina in più, però noi siamo stati lì dietro solidi. Poi abbiamo avuto qualche giocata, però bisogna fare meglio perché abbiamo dimostrato la partita scorsa che lo possiamo fare. Senti, voi tifosi cosa dici? Che magari possono essere delusi da un passo falso a Empoli contro una cosiddetta provinciale? Sì, ma comunque adesso tutte le partite sono molto difficili e poi vedendo la partita vedi che l'Empoli ha giocato molto bene, non sono pare come la prima magari che le squadre più grandi vincevano facilmente, adesso è tutto molto più equilibrato e oggi abbiamo visto questa partita che è andata così. Ugo, a fine partita il mister che cosa vi ha detto? No, ancora non ha parlato il mister, sicuramente lo farà in settimana e poi niente, bisogna correggere gli errori che abbiamo fatto e migliorare quello buono che abbiamo fatto anche. Quest'Inter non riesce ad inanellare una striscia di 3 vittorie consecutive che vi lancerebbe in chiave Champions, perché è un problema di testa, fisico, cosa succede? No, non penso ci siano problemi, soltanto che adesso come è equilibrato questo campionato ci sono tante squadre che non riescono a fare il filotto, come dici te. E niente, quello che ci serve per avvicinare quelli che sono un po' più su e niente, bisogna farlo il più presto possibile. Se ti posso dare un giudizio su Shaqiri, visto che lo vedi in allenamento, quanto può essere utile e secondo te se può essere utile anche a breve scadenza, visto che l'Inter ne ha bisogno immediatamente subito? Sì, fisicamente l'ho visto molto bene e poi come la qualità che ha lui lo sappiamo tutti, può dare molto tranquillamente il suo contributo perché è un giocatore che ha dimostrato anche l'allenamento che ha molta voglia e niente, noi ce l'aspettiamo perché è un grande giocatore. Ugo, ti è stato contestato un rigore nel secondo tempo per un colpo di mano sospetto, puoi chiarirci? No, è stato bravo la palla, sì, è stato bravo perché la palla è andata a picchiarmi sulla spalla, poi non era per niente volontario perché c'era stata, penso, di Marco Andrioli che aveva preso la palla lì a un metro da distanza, era molto difficile per me spostarmi, poi tra l'altro la palla non mi ha preso la mano, non era assolutamente rigore.